cosa possiamo fare oggi per ridurre la frequenza di questa malattia così frequente. Sapete, il tumore più frequente in assoluto nelle nostre popolazioni è il tumore dell'intestino. Nelle donne più frequente il tumore della mammella. Negli uomini più frequente il tumore della prostata, anche per colpa di noi medici, e i tumori del polmone, per colpa delle sigarette soprattutto. Ma se mettiamo uomini e donne assieme, il tumore più frequente sono i tumori dell'intestino. Però nella donna il tumore più frequente è il tumore della mammella. E sta ancora aumentando, è aumentato enormemente nel corso degli ultimi secoli il rischio di ammalarsi di un tumore della mammella. Oggi si stima che circa 10 donne su 100 nel corso della loro speranza di vita, che è di circa 82-83 anni oggi, si ammaleranno di un tumore della mammella. Il 10% è tantissimo. E cosa possiamo fare oggi per dire? Ecco, una cosa, ad ogni età si può fare qualche cosa, anche nelle bambine molto piccole. Noi dobbiamo difendere le nostre bambine dalle radiazioni, perché la bozza di mammella delle bambine è molto sensibile ai danni possibili delle radiazioni. Le bambine che avevano meno di 5 anni, quando è scoppiata la bomba di Hiroshima, hanno avuto un rischio molto più alto di ammalarsi di cancro della mammella quando hanno avuto 30 o 40 anni. Sono sopravvissute alla bomba, ma sono state esposte alle radiazioni. Le bambine e le adolescenti che si erano ammalate di tubercolosi all'inizio del secolo, si faceva per la tubercolosi una terapia molto violenta, nel senso che si faceva collassare un polmone. Si metteva aria dentro la cassa toracica per fare collassare un polmone, questo aiutava a guarire la lesione tubercolare. Però siccome era una terapia molto eroica, tutti i giorni queste ragazze venivano controllate, si faceva... Sapete che una volta c'era la macchina dei raggi, ma le persone più anziane probabilmente se lo ricordano, che si andava dal dottore e ti guardava con la macchina. Quali sono le radiazioni inutili per le bambine oggi? Probabilmente la principale sono le radiografie della colonna vertebrale che si fanno per il controllo della scoliosi. La scoliosi si può controllare con un filo a piombo, non se il medico ha voglia di farla. Naturalmente è molto più comodo fare una radiografia e vedere cosa cambia. Però se ne può fare una, va bene. Ma siccome le dosi di raggi che prende la mammella quando si fa una radiografia della colonna vertebrale sono piuttosto alte, una radiografia del torace dà una dose molto piccola. No, se c'è un sospetto di una polmonite facciamo ancora una radiografia, ci mancherebbe. Se si può evitare meglio, però comunque anche le dosi sono basse, ma le dosi per la colonna vertebrale sono alte. E le ragazze che hanno fatto 10 o più radiografie della colonna vertebrale per il controllo della scoliosi hanno un rischio più alto di avere un tumore della mammella in età più avanzata. Gli studi sono stati molto chiari per le bambine che si sono ammalate di un linfoma di Hodgkin. Sapete che c'è questo linfoma che colpisce anche i bambini, e colpisce, viene nelle ghiandole del torace, no? Per cui si fa una radioterapia sul torace. Ebbene, il 30% di queste bambine poi si ammalano di cancro della mammella quando diventano grandi, no? Sono state guarite il loro linfoma, no? Però hanno un rischio molto alto di avere un cancro della mammella. E lì i radiologi si sono resi conto di questo problema e stanno cercando di mirare sempre più il trattamento di radioterapia in modo da non danneggiare il meno possibile il seno.